Vai di badilate di ragù. Cotechino alla griglia. No. Ah no? Amiche, sei in trattoria e magna. Ciao amici di Braciami Ancora, ci troviamo a Bergamo e stiamo andando in un'altra trattoria. Caratteristiche di questa trattoria: la prima, la scelta Paola; la seconda, arrivarci, ragazzi, è davvero molto complicato. Se avete i macchinoni grossi non ci venite, perché qui le stradine sono piccole piccole, ma Paola mi ha detto che lei ama tanto le trattorie dove per arrivarci è difficile, certo, te la devi conquistare, te la devi meritare. Ma terza cosa fondamentale e importante, su TripAdvisor questa trattoria viene recensita in maniera tragica. Se dovessimo dar retta alle recensioni di TripAdvisor, questa sarebbe una trattoria dalla quale tenersi lontano. La trattoria si chiama Trattoria dall'Alpino, qui proprio si respira aria di alpini. Siamo entrati, la signora probabilmente ci ha scambiato per lavoratori e ci ha proposto il menù fisso da 16 euro che prevede primo, secondo contorno, acqua, vino escluso. Io Casoncelli. Io mi sono distratto, scusate. Tu prendi pasta ragù, la polenta e formaggio. Sì. E la braciola alla griglia. Vino abbiamo preso, Paola? Il vino della casa, mezzo litro di vino rosso. Questi sono i casoncelli. Tiè. Il casoncello è una tipica pasta ripiena, in questo caso è il casoncello bergamasco. Di solito il ripieno si fa con carne di maiale, con arrosto, e poi viene aromatizzato con un po' di pepe. In questo caso ce l'hanno condito con del formaggio che credo che sia grana, un po' di guanciale. Ciao, e tu chi sei? Ciao, ciao, oddio le coccole. Cosa fa? Dai! Questi sono i miei personal calabresi. Te li porti da casa? Sì, vado, eh. Se vuoi ce ne sta uno pure per te. Va bene, sì sì. Questa è la vera goduria del casoncello. Allora, l'olietto cala nella fossetta, col casoncello raccogli l'olietto, il parmigiano e il peperoncino che tu hai messo, poi lo vai a prendere da quassù, lo riporti giù, fai lo stagno, questo è lo stagno di goduria. Casoncello con la combo, peperoncino, olio parmigiano, proposto. Questa è la mia pasta con ragù. Questa è proprio la classica mestolata di ragù sopra lo spaghetto cotto in bianco. Questa è la pasta che quando ero piccola, che arrivavano con questi grandi centrotavola, con questa pasta in bianco e vai di badilate di ragù, che mi faceva sempre venire una cacchio di fame. Giriamo. Oh, comunque ragazzi, da quando abbiamo ordinato i due primi a quando i primi sono arrivati a tavola sono intercorsi circa 60 secondi. Pam pam! Presumo, Paola, che ci sia un pentolone già pieno di questa roba, che dici? Penso proprio di sì. È uno spaghettino, bello, mi piace, spaghettino scotto, tendenzialmente insipido. Lo spaghettino non sa proprio di niente, sto giro se ne da meglio te. Il casoncello batte 3-0 lo spaghetto con ragù. Se venite qua, ragazzi, dategli del casoncello. È arrivata lei ed è sparito il gatto. La prima impressione è quella di una trattoria dignitosissima a tema alpino e devo dire, le signore in sala sono velocissime e per nulla scortesi, quindi per ora la prima impressione che stiamo avendo è che quelle recensioni sinceramente siano state scritte da non so chi e che per ora non corrispondono alla realtà. Abbracciola a me, perfetto, grazie mille. Si vede che siamo al nord. Perché? Ma il vero nord è le porzioni, che io con questa ci faccio l'antipasto. Io massaggio sta polenta con il formaggio fuso. Sapà. Allora, questa qui è polenta, questa la fanno loro, però al momento te la tagliano e te la grigliano, vedi? Questa è grigliata, ma io la preferisco così, perché se la voglio come piatto unico, come primo piatto, voglio la polenta quella appunto mantecata al momento, girata al momento, che sopra mi ci mettono un bel ragù, un bel stracotto di cinghiale, di cervo, queste cose così,
però in questo caso va bene così, grigliata con la fontina sopra fusa. Che è? Beccato questo. Buona. Sa fa. No, sa fa. Sa benissimo. Patate. L'immancabile limone. E bisogna spremerlo, perché in trattoria bisogna spremere il limone sulla braciola. Dai, commentiamo il mio piatto. Io ho chiesto una braciola, ragazzi, mi è arrivata la bracioletta con un po' di polenta, l'insalatina della busta del supermercato. Com'è? Allora, dura e secca. Poi ti aspetti, cioè? No, c'hai ragione. Non è che stiamo a mangiare la carne di queste cose firmate, pregiate, dove siamo abituati a andare a mangiare. Guarda là. A me da mozzico. Io sono la prima che la faccio meglio, attenzione, ma qua non è manco tanto secca. È ben cotta, ragazzi, è ben cotta. Un po' asciutta, sì, però in trattoria così la trovi. Non trovi il runner, caro Michele? Ah no? Non trovi la cottura media del maiale? Ah no? Non trovi fuori la caramellizzazione e dentro i succhi? Ah no? Ma Michele, sei in trattoria e magna. Con sta scusa che Paola stava assaggiando e testando la bracioletta, si è mangiata praticamente tutta. Assaggiamo sta polenta col formaggio fuso, però c'è un problema, il formaggio fuso va mangiato caldo. Se chiacchierate, perdete tempo o come me siete impegnati a fare le riprese, il formaggio si solidifica e non è più fuso. Tra l'altro la polenta fredda col formaggio freddo non è il massimo. Va dato atto alla signora che ci ha portato tutto in 30 secondi. Pam pam. Vabbè, qua siamo pure al nord. Nel senso, i tempi sono molto più stretti, lavorano, ottimizzano ogni secondo, pertanto. Ma io mo, sai che ti dico? Non è per fame, per sfizio. A me chiedo se mi fa qualche piatto chiedi. Che c'ha sotto banco, se c'ha qualcosa, se non c'è niente, vabbè. Io ero curiosissima di provare cotechino alla griglia e le uova del contadino. Ok, va bene. Va bene? Tempo di cottura? Sì, sì, no, sì, e noi stiamo non qua. Non abbiamo problemi. Okay. E un altro... Mezzo? Sì. Cotechino alla griglia. Ah, è questo l'atteggiamento giusto, ragazzi. Un secondo, mezzo dai, litro di vino da spararsi insieme. Poi guida lui. È ma quello il fatto. La trattoria è così. Poi ho chiesto due secondi belli potenti, belli cotechino, uova, cioè ci serve l'appoggio, no? È arrivato l'uovo del contadino composto di ben tre fette di quello che sembra una finocchiona. Sì. Sembrerebbe una finocchiona. Sì, anche dall'odore. Due uova. E se alzi, ragazzi, la polenta, la mattonella di polenta che le ci uova sta del contadino. Bella sugnosa, perché qui ha assorbito tutti gli umori dell'ovetto. Secondo me sta polenta è tanta roba. Allora, guarda che ti faccio. Che mi fai? Così. E poi? Mangi pure questo. Tutto bene, sì. E Paola, scusa, dov'è il cotechino? Allora, guarda, io ci tenevo perché quando ho letto cotechino alla griglia, uno dei miei cavalli di battaglia, che faccio questo cotechino, insomma, lo cuocevo molto lentamente sulla brace, ok? Dall'aspetto mi pare una salsiccia. È una salsiccia. Ok, assaggiamo l'ovetto del contadino che però è cotto bene, eh? No, no, è cotto bene, è cotto bene. Allora, anche il salume merita tantissimo, è buonissimo. Ausilio del pane, zacchete, zacchete e botta di polenta. E buon appetito. No. Come no? No, non è cotechino, ragazzi. Allora, questa io la definirei una salsiccia artigianale, diciamo, c'ha la grana un po' più grossolana, no? Però non è cotechino, ragazzi, dentro al cotechino c'è questa codica. Cioè, questa è salsiccia, ragazzi, questa è carne. Si vede che qui nella bergamasca per cotechino intendono questo. È buona, però mi aspettavo un'altra cosa, la mia aspettativa era diversa. Girando l'Italia, ragazzi, ho scoperto che lo stesso cibo può avere nomi diversi se vai in Sicilia o se vai in Val d'Aosta. Se è tipico italiano, ma non accade solamente nel mondo carne, accade anche nell'universo food, nell'universo cibo in generale, ma è una cosa, ad esempio, che gli americani non hanno. Questo che cosa vuol dire?
che le nostre differenze ci caratterizziamo molto di più rispetto a tante altre culture, e questo racconta la ricchezza del nostro territorio, dove ogni singola provincia ha un nome diverso per lo stesso prodotto, per lo stesso piatto. A me questa cosa piace tanto, mi diverte tanto e mi incuriosisce tanto. E di nuovo il pacchettino segreto, di nuovo il pacchettino segreto. Però Paola, fallo vedere bene il tuo pacchettino. Tu non hai solo il peperoncino, no, diciamolo. Ok, c'è pure questo, guarda. Aspetta, che ce l'ho. Benvenuti ad una nuova rubrica, la borsa di Paola. Nella borsa di Paola albergano tanti oggetti, tra cui questo, ragazzi. Dai, porto sempre una bustina di questo. Porta una bustina di questo. È una di e un peperoncino. Direi che è il caso di fare una bella contaminazione culturale, perché io il wasabi con l'uovo del contadino, Madonna, ragazzi, penso che nessuno in Italia lo abbia mai provato. Lo proviamo noi. Uovo del contadino, no, con ragazzi, wasabi. No, ragazzi, io mi dissocio. Vabbè. No, secondo me il peperoncino calabro ci sta meglio. Punta di peperoncino, tuorlo d'uovo, polenta, finocchiona. Calabria-Lombardia è una combo che può andare. Dici che mi tocca pagare tutto a me? Dico che te paghi te. Non fai romano, eh? Non fa mai. Poi i conti alla romana non si possono fare. Non si fanno conti separati, quindi io ti ho trovato il posto e paghi tu, ok? Ciao. È arrivato il conto. Ho chiesto il conto? Sì. Allora, per me, mea culpa, ci sono questi 8 e 12 in più, perché ho voluto provare dei piatti fuori carta, ok, che non facciamo parte meno del giorno, altrimenti avremmo pagato 24 euro. Vino rosso ci hanno messo solo mezzo litro, poi ho preso un caffè corretto che non c'è sul conto, e poi abbiamo il cotechino 8 euro. Ste uova, ma sono uova d'oro, hanno messo 12 euro. 12 euro. Quindi il nostro conto ammonta a 49 euro, cioè onestissimo, insomma. Dai, su, per la gioia del governo Meloni paghiamo cash, dai. 49 euro, abbiamo mangiato tantissimo, e se non avessimo preso l'uovo e il cotechino avremmo speso 29 euro. Una cosa però dobbiamo dirla, le recensioni su TripAdvisor che recensiscono negativamente questo posto, secondo me cadono nel vuoto. Non hanno senso. Abbiamo mangiato quello che mi aspettavo, nel senso, ragazzi, attenzione. Cioè, bisogna anche capire dove si va, no? Cioè, questo è un posto dove si mangia a casereccio, cioè come se stai a casa. Raga, 29 euro in due a Bergamo. 29 euro in due a Bergamo. Ci sta. Quelle recensioni negative, secondo me, sono di persone che si immaginavano di trovare tutt'altro. Certo, sicuramente. Probabilmente di gente che non è abituata a questi format. Com'era il vino? Il vino era buono. Era buono. Come sempre, vino, io scelgo sempre mezzo litro, sì? E mi affido. Sì. Vino della casa rosso, perché vogliamo carne. Senti, dobbiamo cominciare a cercare il prossimo indirizzo. Io già ce l'ho, Michele. Ah, sì? Sì, allora io ne ho ben tre, sì? Già pronti, poi dipende da dove siamo. Già ce li ho. Bene, perfetto. Ciao. Ciao Paola, ciao. Bene ragazzi, continuate a segnalarci trattorie in giro per l'Italia, io e Paola volentieri le andiamo a testare e provare per voi. Questa trattoria, ragazzi, ci insegna una cosa: le recensioni che girano sui social, che girano sui siti, quelli tipo TripAdvisor, vanno lette, sì, ma sempre con grano salis, con il cervello acceso, sapendo che può essere andato in quel posto gente che era completamente distante dal nostro punto di vista e dal nostro modo di interpretare e di godere delle trattorie. Da Bergamo è tutto, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!